casa. Scendo, una tazza di caffè, ma la volete far prendere? Io ci metto pure una sfogliatella. E che abbiamo tempo da perdere, Raffè? Si può sapere dove dobbiamo scaricare? Voi state zitti che me la vedo io. La sfogliatella te la porto io. Tu intanto vai da Vito e gli vai a dire che noi siamo già arrivati. Io? Beh, e perché non ci vai tu? Perché no? Io dico che è meglio che ci vai tu. No, ci vai tu e gli dici che noi siamo arrivati, che se vuol venire viene, sennò a me non mi passa manco la capa, hai capito? Appunto, ci puoi andare tu, no? Poi voglio io parlo una volta, hai capito che parlo una volta? Ma vado, vado! Ecco, ce ne stiamo andando, hai visto come si passa un guai, capito? Va? Amici, siamo pronti? Oggi no, ma noi dobbiamo scaricare. State in buone mani, vi sto pregando. Ma che buone mani? Siamo sempre fermi qua, non scarichiamo mai. Ma scusate. Vito! Vito! Buongiorno, signor. Buongiorno. Devo dire due parole a vostro figlio. Ma quello dorme. È urgente. E allora salite. È Rafiluccio. Uno buono. Maria, prepara questi bambini. Stamattina abbiamo una consegna di Rosatea. Ma che ce ne siamo dimenticati? Sì, subito. Ma perché? Non stiamo lavorando. E sta camicia qua che fa? È la camicia di Vito. E qua non ci deve stare. Tiè, Marì, mettila da un'altra parte. Sì, quella è la camicia di Vito. Oh, scusate tanto, me ne ero dimenticata. Rafiluccio, aspetta un momento, ce la portate voi dentro? Tenete le mani pulite. Dite la verità, ci volete mettere pure un poco di acqua di colonia? Artù, ma tu non dovevi lavorare. Ecco, questa confusione come si fa a faticare? Sì, ti ho capito, don. Sì. Vito. Vito. Chi è? Chi è? Vito, Vito, sono Rafiluccio. Che c'è? Che succede? Vito, non ti arrabbiare. Noi abbiamo aspettato tutta la nottata. E che è colpa nostra se non sono arrivati. Vito, credimi, senza esagerazione, c'era la spiaggia piena di guardie di finanza. E si saranno messi paura. Siete voi che vi siete messi paura. Vito, lo sapevi pure tu che era difficile. Armando ti aveva avvertito. E levati di là. Non vedi che mi rovini la piega? Una volta che v'ho lasciata sola. Vabbè, penso io che mi sono fidato di voi. E mo secondo te che avesse fatto? Pagare il camion senza avere le sigarette? Vito, il viaggio non è andato perduto. Abbiamo caricato lo stesso. Cocozza e Cucuzziello. Eh? Sì, è stata una pensata di Gennaro. Siccome ci sta uno sciopero, insomma abbiamo caricato, il viaggio non è perduto. Che hai detto? Cocozze. Cocozze, sì, zucche. Non le hai mai viste? Eh già, perché secondo te la gente fuma solo. Mangia pure. Dimmi una cosa. Tu mi hai guardato buono in faccia. Ti pare che tenga la faccia uno che venne cucuzze? Rispondi, ho la faccia di uno che vende... Oh, e nemmeno io tengo sta faccia. E che? Il camion non lo devi pagare. Statti calmo e ce la vediamo per conto nostro. E c'è bisogno che ti offendi. Io neppure ci volevo venire e qui. E sai quanto facevi bene a non venire? Vattene, vai, salutami a Gennaro. Andate, andate a vendere cucuzze. No, già quando mi sono fidato di voi. Tu, ma per prima cosa vai a cercare Armando. E glielo dici tu che non c'è niente, hai capito? Glielo dici tu. Perché per me un impegno è un impegno. E io il Pulcinella non l'ho fatto mai. Sirosa! Sirosa! Che succede? Ma dove li mettete gli occhi quando ho stirato? Tutto il collo giallo. E cosa da niente? Mo te la sistemo io. Ma che sistemate? Io così non me la metto. Ma fammi vedere. Te la ridò subito. Così non me la metto. Te la faccio mettere io, te la faccio mettere io.
fammi fumare. Ah, uno sempre con sto fumare, vi fa male, lo volete capire che vi fa male? Ma cosa costa una sigaretta? Io lo sapevo, per questo non ci volevo andare. Ah, boh, hai ragione pure tu. Ma scusate, a voi che ve ne importa? Era per fare le cose in regola, perché noi lavoriamo assieme, no? E allora scaricatemi il camion che io tengo da fare. Va bene, ma scarichiamo qua. Basta che non vi arrabbiate, va, Raffè. Allora siamo d'accordo, eh? Si capisce? I soldi me li date lo stesso, vendete o non vendete? Vendiamo, allora, vendiamo, non ve li incaricate che vendiamo. E io che devo fare, ne? Devi gridare, a 50 lire al chilo, sono arrivati freschi freschi dalla campagna. A 50 lire, sono arrivato fresco fresco dalla campagna! A 50 lire! Don Henry, se stanno i cucuziani a 50 lire, che faccio? Li piglio pure per voi? A 50 lire? Ma se ieri stavano a 120 ed erano pure brutti! Forse sono ribassati! Sì, li stanno vendendo a bassa strada! Ma poveri dei cucuziani oggi! Signor, ma se non fate presto non li trovate più! Addirittura! C'è la folla così! Veramente? Come allora, no? Pigliateli pure per me! Gesù, ma i cocozzielli sono diventati oro. A me i cocozzielli non mi piacciono. Quanti vizi abbiamo cacciato? Sirò, a me maccheroni mattina e sera. Mattina e sera. Ah, qua ci sta pure il caffè. Questo è di Vito. Vito, qua sta il caffè. E dentro a questa casa tutto è di Vito. È buono di zucchero, eh? A quanto stavano i cocozzielli? A 120 ed erano pure brutti. Don Elvi, i cucuzziella pure a 1000 lire sono sempre brutti. E tu e cucuzziella ti ha mangiato. Ehi, stasera portami due toscane. Non fumate che morite. Buongiorno, Don V. Buongiorno. Gennà! Ah, tu stai qua! Quanto ce ne sta di questa roba? Ma che ti importa? Non fare il fesso, rispondi! Ah, ma perché mo ti interessa di cucuzzi? Ce ne stanno, ce ne stanno! Va a dire che non ce ne stanno più! Eh? Ehi! Vito, ma che vuoi fare? Stavate vendendo a 50 lire, eh! Vai, vai, che vi passa a prendere col camion! Ehi, bellezza, hai deciso di morire? A 200 lire, sono gli ultimi, approfittate! Ma dobbiamo schiavare voce! A 200 lire! Permesso, permesso, signore! Va presto, ammazzato, va presto, va presto! Capito, ma che fai lì?
180.000. Che pensate? Contadino, camion, tutto pagato? Si capisce, tutto pagato. Grazie a Dio, volete, volete. Dividiamo subito. Mm, non c'è fretta. Hai sentito? Gli autotrasportatori porranno termine allo sciopero nel pomeriggio. Il mercato generale ortofrutticolo della città sarà rifornito di nuovo regolarmente. Pazienza, è finita la pacchia. Se capisci. Una volta che vi capita un affare buono me l'ho portato all'ultimo momento. Ma perché è obbligatorio sapere quando ci stanno gli scioperi? Io la politica non l'ho mai seguita. Ma perlomeno vi siete informati a quanto vanno i cucuzzieri? E che ne so. Perché se al mercato li vendono normalmente a 200 lire, da 30 a 200, eh? Ah, ma perché tu ti credi che la roba si vende così? Compri in campagna e vendi all'angolo delle strade. E che ti pare facile? C'è tutta una trafila prima di arrivare ai mercati generali. Davito! Ma quando è che dividiamo? Non c'è fretta. E 45. 46. Guaglio, state d'accordo che oggi pure il cucuzzo sono diventato una merce preziosa. Non cavalì. Ecco, 200.000, alla fiducia. Alfò, ci volesse uno sciopero un giorno per voi. Cavalì, a me sciopero non mi fanno impressione. State tranquilli che con me la merce non manca mai. A voi che vi serve? Basta che me lo ordinate in tempo e io sono a vostra disposizione. Statevi bene, cavalì. Permettete una parola. Dite, dite. Don Augusto. A me. Salite un momento sopra. Capisci, non è per cattiveria, ma io in queste cose non mi ci voglio mettere più. Non ho interesse. Don Andrea, io vi ho domandato solo di farmi ottenere un prestito. Per il resto sono affari miei. Se va bene, io so come regolarmi e voi lo sapete. Se va male, questa volta ci rimetto io solo, d'accordo? Vabbè. Don Andrea, sta scalinata è un disastro. Mi fa salire il cuore in canna. E chissà quante volte al giorno lavoreste fa sta scalinata. Lo conoscete a quel giovane, Don Nagù? Beh? Gli occorrono 800.000 lire. Poi che dite, 800.000 lire? 800.000 lire è come se fossero un milione. E a voi vi spaventano tanti milioni. Chiamatele lire, così vi sentirete più tranquilli. Ma voi credete che questa è la banca? E che si tratta? Sigarette americane. Voglio le sigarette americane, è un pericolo. Questo è affare mio. Ma quello è affare pure mio. Perché se tu vai in galera, a me non mi passa manca per la capa. Ma i soldi sono miei. Oh, Nagù, e qua vi ci ho fatto venire io. Garantisco io. Sta bene. Allora la scadenza comincia da una settimana. Una settimana? Ma io ve li riporto tutti domani sera a questo stesso posto. E tu portameli domani sera stesso, basta che mi dai l'interesse di una settimana. D'accordo, l'interesse di una settimana. Nagù, negli affari nessuno è meglio di voi. Mannaggia morto, mi devi schifare. Ma che si è messo in testa questo con la campagna? Chi ce l'ha messo in testa la campagna questa? Ride tu. E che c'è fa, ne? O signorino si succhia l'uomo. Abbiamo messo il signorino a fortificarsi. Magna, magna. Ehi, state a fare. Allora, in conclusione, la roba vostra è venduta o non è venduta? È venduta e non è venduta, insomma ho dato la mia parola. Ah, ma tutti dicono la stessa cosa da queste parti. E allora ve lo dico io con chi siete in parola. Con Salvatore Aiello.
Ma chi è sto Salvatore Aiello? Si può sapere. Tutti in parola con lui. Ma che c'ha la parola d'oro questo signore? Perché non volete vendere a me? I soldi miei sono meno buoni. Che prezzo vi fa Salvatore Aiello? Diteglielo. Ma che ti importa a te? Vi ho già detto che vi fa un buon prezzo. Prezzo o non prezzo, la roba è mia. Vi ho già detto che ho dato parola. Agli interessi miei ci penso io. E pensateci voi. Perché se succede qualche cosa ci stai tu ma con me. Ma che volete che vi succeda? Ah, fai vedere che non sai niente tu. Vita, andiamo da questo Salvatore Aiello. Significa che tratto lui per loro. Stata zitto tu. Andate da don Salvatore Aiello, andate. State ma sedi, ma insomma, ma è possibile che è così difficile arrivare a un accordo con voi? Io non capisco. Allora, è inutile che insistete. Mannaggia, ma tenete la capa tosta, tenete. Oh no, mettetemelo in frisco. Ma l'avete sentito quello che ha detto quel giovane? Voi ci volete proprio sputare sui soldi miei. Io vi pago in contante. Ma dove l'ho trovato uno meglio di me? Io non vi posso vendere niente. Lo porto da Antonio? Portalo da Antonio. Antonio ne ha piacere. Ah, oh, ma allora ci sta uno che non è in parola con Salvatore Aiello. È per questo che si trova nei guai. Va a finire che non vende niente. Allora lo porto da Antonio? Portalo da Antonio. Gervasio! Gervasio! Ma venga! Sentite, è meglio che ci dividiamo. Io passo dall'altra parte, tanto la conoscono tutti la casa di Antonio. Vi aspetto là! Andiamo. Chi sono? Hanno affittato. Venite da Napoli? Sì, signore. E sono commercianti? Amici, affitta e basta. Ehi, ma che me voglio mangiare, a chi? Questi signori vogliono comprare, gli ho detto che vanno da Don Salvatore Aiello. Siete fortunati. Oggi Don Salvatore c'ha un pranzo in paese. Stanno tutti quanti là perché c'è la festa. Andate da Don Salvatore. Non state a sentire chiacchiere. Ma chi, che c'è? Dica che è meglio, no? Se volete, vi posso accompagnare. Vabbè, andiamo. E andiamo da questo Salvatore Aiello. E voi non venite? Vengo più tardi, quando esce la processione. Se per acquistare lì grosso è inutile che vi rivolgete ai contadini. Don Salvatore vi può fornire tutto quello che vi serve. Ma chi è? Non ve l'hanno detto a Napoli? Là lo sanno che lui si occupa della zona, per fortuna, perché qua come niente imbrogliano, danno roba di scarto. Don Salvatore invece controlla tutto quello che si raccoglie. Ci avrà la sua convenienza. Poco, sciocchezze, ve lo dico io che lavoro per lui. Non conviene mai comprare dai proprietari, ve l'assicuro. Noi siamo sul posto, abbiamo l'esperienza. E i prezzi? Prezzi dell'annata. È tutto stabilito. Stabilito da chi? Sentite, parlerete con lui. Comunque, se volete comprare da lui dovete andare. I proprietari solo di lui si fidano. Qua non si muove niente se non lo sa lui. Vedete che movimento? E questo è niente. Più tardi me ne saprete parlare. Un caffè si può prendere? Come no, è pure buono. Fermiamoci là. Fermate qua. Io vado ad avvertire Salvatore Aiello. E tu lo vieni? No, vai. Buongiorno. Si può avere un caffè? Momento di pazienza e facciamo tutto. Io mi domando e dico perché si mischiano i fatti che noi non conosciamo. La campagna non è per noi. Mi sai dire tu con chi e che cosa dobbiamo trattare. Da Ponte ci mandano a Pilato e noi come tanta festa andiamo appresso a loro. E allora me lo devo fare io questo caffè? Ma oggi è festa. Gennà, vieni con me. E io che fa? Tu aspetti che quello. Cosa? T'arrangi. Aspetto, caffè. E allora sto caffè non serve più? Serve, io chi sono? Uè!
Dove va? Niente, fanno un giretto. Don Salvatore Aiello ci aspetta. Non lo so, forse ho capito male, ma ho l'impressione che al mio principale non gli interessa. Ma gli interessa che cosa? Questo Salvatore Aiello. È pronto, caffè? Io mi fermo qua, non basta scassare la macchina. Oh. Come state facendo a lungo? Voi siete un malaguria che si è scassato. Aspettateci sulla strada buona. Non si è rotto niente, avete visto? Senna! Qui. Senna, questa è zona di Camorra. Salvatore Aiello è un mamma santissima. Comanda lui e fa quello che vuole. Accaparra e vende al prezzo che decide lui. Qua la roba la puoi prendere a niente se ci sai fare. E voi credevate ad aver fatto un affare ieri che è Google Seal? Levita, ma la campagna prima d'oggi chi l'aveva vista mai? Io mi credevo che quelli di ieri erano prezzi di sciopero. Una situazione speciale, arrivare fino a 200. Ah, già. E quelli te lo dicono a te a quando la fanno partire da qua la roba. Tanto poi al mercato comincia il commercio regolare, mediatore, grossisti, dettaglianti. Ma in mezzo a questi come fai a entrarci? Qua invece il campo è libero. Il boccone più grosso, capisci? È qua. Senza licenza e senza permessi. Ma se c'è posto per Salvatore Aiello, ci sarà posto pure per me. Ehi! Papà! Buongiorno. Buongiorno. Mi ha detto Cesca che avete bisogno di comprare. Che cosa avete bisogno? Tutto quello che c'avete. Andiamo dentro. Sedute si parla meglio. Venite da Napoli? Sì, sì. Bella campagna, eh? Che produce? Tutto quello che vi serve. Accomodate. Buongiorno, signore. Buongiorno. Buongiorno, signor. Sentite, poca chiacchiera. Se non state alle condizioni di Aiello, me lo dite a chi vendete. Io sono disposto a comprare subito e pago contanti. Qua le pezze e qua il sapone. Se siete d'accordo, stanotte stessa mando due camion e così d'ora in avanti ogni giorno. Se c'è un rischio è per me. Quanto ai prezzi vi do pure di più di chi vi sfrutta. Dite se siete d'accordo e poi discutiamo. Ci sto. Sta bene. E adesso la signora ci offre da bere, vero, signor? Don Antonio, questo affare ve l'ho fatto fa io. Un bicchiere me lo merito. Nanine, va a vedere chi è. I bicchieri li prendo io, permettete? Nanine! Dite ad Antonio che gli dobbiamo fare un imbasciato. Anto, c'è sta manichella che devo parlare. Mannaggia che giornata, stamattina, avanti, indietro, a polvere, le mosche. A me la campagna non mi piace, mi piace il mare. Buono sto vino, è forte, è gragnano, eh? Questa è una bottiglia, ce la portiamo a Napoli. Buono, eh? Vai pure, vai a vedere che succede, eh? Poi, va! Signore, ce l'hai preparato due bottiglie? Stato buono, Cesca! Auguri! Ehi, dove andate? Una cosa urgente! Vi aspettiamo! Credo che faremo tardi! Ferma! Ma chi sono? Uomini di Salvatore Aiello. Forse si era dimenticato che già aveva dato parola. Non vi preoccupate, glielo faccio ricordare io. Non sono venuto qua per farmi fregare da lui. Che è successo? Tu vieni con me, e tu pure. Mi farai da testimone che i soldi gliel'avevo già dati. Palazzo è quello là. Eccolo là, fermo. Don Gennaro. Che volete? Che faccio? Aspettate qua. Ape! Guarda chi c'è. Uè, dove sta Antonio? E lo cerchi qua, Antonio. Dove sta Antonio? Vito! E allora, avete concluso? Le è andato bene l'affare? Mi manca solo una firma e sono venuto a prendermela qua. Chi te la dà? Oh, non basta! Basta!